Buongiorno a tutti, benvenuti a Camerino, una piccola grande città, ricca di storia e di cultura, sede anche di una piccola, importante casa circondariale, unica nella provincia di Macerata, con sezione maschile e femminile. Ed è importante, dicevo, che nel carcere si svolgono questa attività, questo progetto di cui comunica Camofila insieme all'ambito sociale ben diretto dal dottore Valeriani, è capofila per questo progetto fatto dagli istituti penitenziari, che è l'esperienza che viene svolta all'interno dei carceri. Dico, è importante perché cosa? Perché se voi andate a vedere la recidiva che si sviluppa, quelli che escono e rientrano nel carcere è molto elevata, ma quelli che poi svolgono un'attività lavorativa all'interno del carcere e svolgono anche un'attività lavorativa all'esterno con le istituzioni, applicando il cosiddetto articolo 21, più volte richiesto dal Comune di Camerino e fino a poco tempo fa è stato concesso, vediamo che la recidiva si abbassa di molto. Quindi è fortemente importante questo aspetto. E quindi anche questo che si sta svolgendo è a Camerino, devo dire che questa esperienza culturale e teatrale è stata fatta dai nostri detenuti. E io ho partecipato a alcuni di questi spettacoli e con molta meraviglia ho visto l'entusiasmo di questi ragazzi, queste ragazze che svolgevano questa attività, e più sono stato colpito da un ex detenuta, da un ex ospite che aveva scontato la sua pena, era uscita, ma per rappresentare questo spettacolo ha chiesto di essere reclusa per qualche giorno per poter partecipare insieme agli altri detenuti a questo spettacolo. Uno spettacolo molto bello. Io ho chiesto più volte di poter rappresentare nel teatro di Camerino come un regalo che questi nostri ospiti della casa circondariale facevano alla città, in modo che anche i cittadini di Camerino e i camerinesi potevano vedere quello che facevano i nostri ospiti. Noi prepariamo da oggi, ma anche da ieri, tutte le carte possibili perché la nuova amministrazione possa seguire la battaglia che questa amministrazione a me diretta ha portato avanti e continua a portare avanti sia per il Tribunale che sia per il nuovo carcere. Io vi chiedo scusa, ringrazio tutti e ringrazio gli oratori che sono venuti qui presenti.